toccare da utilissimo, da strautilissimo periodico, in classifica contro la prima in classifica, contro quella che, come avete già discorsi, è una squadra meglio costruita, meglio assemblata e meglio allenata nel nostro campionato, si poteva già pensare di venire a giocare una partita comunque irta di difficoltà. Essere qui per commentare la partita con un po' di rabbia in corpo fa piacere, perché magari si viene a commentare una partita che sarebbe stata malata in tutti i sensi, anche in termini numerici eccetera, e ci sarebbe stato molto poco da commentare. Il fatto che abbia parecchia rabbia in corpo vuol dire che alcune cose le abbiamo fatte bene, alcune cose, alcuni momenti abbiamo, per quello che è il nostro potenziale, sviluppato delle cose che stanno cominciando a diventare abbastanza frequenti durante le partite, tipo riuscire a colpire in contropiede, in posizione, in velocità, riuscire a sviluppare anche l'attacco in alcuni momenti, cose pregevoli per l'età, per la gioventù, per l'esperienza dei ragazzi che abbiamo a disposizione. La rabbia è nei confronti dei miei ragazzi, perché stasera io chiedevo 40 minuti di applicazione mentale, di concentrazione e di energia al 100%. Questo a prescindere poi dal divario che poteva scaturire da questa partita, di pochi punti o di tantissimi punti, però era una cosa che temevo moltissimo. In parte ho avuto queste risposte, in parte ho avuto delle risposte che non mi sono piaciute. E quello ciò, prima di tutto, un po' di rabbia nei confronti dei miei ragazzi. L'altra rabbia, un po', ma rasente il ridicolo dirlo, parlarne, è chiaro che quando si gioca la prima contro l'ultima, siccome qualche volta nella mia carriera sono stato anche prima di seguito, so perfettamente che non puoi pensare di giocare una partita avendo un occhio di riguardo da parte degli altri, però onestamente nel valutare dei contatti vicino a canestro sui miei ragazzi e poi dall'altra parte non ho visto usare un metro lineare uguale. Da una parte noi ci siamo ritrovati con Bradford con due falli fischiati immediatamente per un contatto di gioco, e poi quando la Virtus ha deciso all'inizio del terzo quarto di dire adesso abbiamo scherzato, adesso cominciamo a fare sul serio, che hanno messo sul fisico e parlare di un centro e un meccanismo, quel metro lì se lo sono messo in tasca. E questo mi fa arrabbiare, perché ripeto, sono cosciente e molto sereno nel fatto che siamo ultimi in classifica, che stiamo comunque giocando con grandissima dignità, con grandissima volontà, stiamo dando spazio a tantissimi giovani molto molto interessanti, la maggior parte italiani tra l'altro, e ancora non c'è scritto da nessuna parte che siamo retrocessi, anche se la nostra situazione praticamente solo una matematica non ci condanna, gli altri e tutto il resto probabilmente lo fanno, ma noi, come avete visto anche stasera, di fronte ai migliori in assoluto, abbiamo giocato, abbiamo lottato, ci abbiamo provato, abbiamo fatto degli errori che sono stati anche abbastanza gravi, sono arrabbiato perché potevamo fare di più e di meglio, però tornando al discorso quello del rispetto, ecco, magari avere la stessa uniformità di fischiate, di lettura del gioco da parte degli altri. Poi non credo che la partita poi avesse un esito differente, però sarebbe stato probabilmente piacevole per tutti. Ci sono domande? Scioccato. Buonasera. Queste sono le partite che dentro tutti temiamo, no? Perché Pesaro arriva
dopo 2 settimane di un grandissimo lavoro, e si vedeva dal loro riscaldamento che erano pieni di fiducia e soprattutto pieni di energia, freschezza, perché hanno saltato l'ultimo turno e quindi hanno potuto lavorare su tante cose, ovviamente con un allenatore nuovo come Sacco, e sono usciti con un certo game plan. Penso che noi anche in primo tempo ci hanno pregiudicato le palle perse, che senza quelle sarebbe stata la storia diversa, perché hanno finito varie contropiede, 1-0, 2-0, anche una rimessa sotto canestro che io mi sono girato, non ho neanche vista, l'abbiamo regalato. Quindi i ragazzi devono capire che queste cose sono un no. Comunque nel secondo tempo abbiamo cominciato a far girare la palla, a giocare con l'altra velocità, altra intensità, soprattutto difensiva, controllando i ribalzi, e siamo andati su con il punteggio. Sono entrati tutti in campo oggi, abbiamo risparmiato energie di alcuni giocatori, il turnover oggi ha toccato a Markovic, per proprio recuperare queste energie e stare veramente bene, cercando di farlo stare bene per i prossimi impegni che ci aspettano, partendo dalla partita di mercoledì e poi anche subito un paio di giorni dopo le altre partite. Quindi adesso gli sforzi fisici arrivano alla galla, però penso che giocando ogni 3 giorni stiamo mostrando anche una certa preparazione fisica buona. Questo mi fa piacere, e il nostro compito è sempre di cercare di tenerli tutti sul campo vicino al 100%, non è mai possibile, però è una fissa, no? di arrivare a questi impegni tutti nei momenti fisici buoni. Scusa, complimenti, tante tra vittorie. E se ce lo vuoi dire, tra il primo e il secondo tempo hai chiesto alla squadra di mandare il freddo? Non vi voglio dire. Ok. Come sempre, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Come dicono. Tanto avete voi i vostri fonti, eh? Per non far sfigurare questa fonte che vi ha detto che Markovic andava in turnover, l'ho fatto andare in turnover, perché è uscito prima su giornali che il coach aveva deciso. Sì, Nicola, buonasera. Buonasera. Sei preoccupato, tra virgolette, delle condizioni di Gaines e Markovic? O no, assolutamente no. Okay. Gaines continua la progressione. Adesso penso che da lunedì tornerà a lavorare con noi. È stato giusto a dargli questo tempo di riposo, perché ha sofferto con questo infortunio, nonostante, io ripeto un'altra volta, nonostante lo aveva, che nelle partite che ha giocato, lui ha giocato Sassi. Ha dato a Sassi 22 dicembre, non ha voluto saltare neanche una, finché non abbiamo deciso, portando uno finalmente, a dare un po' di riposo. Infatti questo innesto di giocatore come Margol in questa posizione ci permette di pensare più alla salute in questo momento di giocatore. Sasha, perché le parole che 2 minuti fa ha detto forse Sacco, questa è la squadra, se la virus meglio assemblata, costruita e meglio allenata, ha detto così, lui mi porta le parole. Chiedo all'allenatore della Virtus, da gare come questa, effettivamente non tecnicamente, insomma, abbastanza segnate, ma difficile mentalmente, l'allenatore cosa si porta a casa nel processo di conoscenza? Cioè, cosa hai conosciuto da una gara come questa della tua squadra? Noi non possiamo permetterci di mollare neanche un attimo in una partita, figuriamoci in una stagione che è ancora all'inizio, no? Quindi creando e cercando sempre di più e chiedendo di più, secondo me si crea anche un certo carattere. In questo momento vedo che tanti giocatori prendono anche vocalmente questa parte, che a me piace molto, quindi in quel momento l'allenatore dice ok, stiamo arrivando, stanno capendo che non deve essere sempre l'allenatore che con le parole
sprona o motiva o fa il leader o fa critica o elogi o tutto quello, ma anche loro tra di loro, perché vuol dire che poco a poco ci stiamo conoscendo anche a questo livello. E questo non parlo dei giocatori della padronanza della lingua serba, ma anche degli altri, sono altri cosa può. Quindi anche quello a volte fa piacere, che stai provocando e tirando fuori anche qualcosa che magari qualcuno non pensava di avere, ma invece ce l'ha. Oggi si è visto un po' il calo fisico di Gamble nel primo tempo, che devo dire che Marcus è stato pronto, appena cominciato il terzo quarto è entrato con l'energia giusta, con le gambe giuste, il corpo giusto, e ci ha tirato su con questo atteggiamento, quindi una buona prova di Delia. Giusto dirlo. Scusi, due partite, quindi è poco per giudicarlo, però mi sembra che Marvel sia entrato nella mentalità della squadra, cioè magari un passaggio in più e un tiro in meno da prendere. Mi sembra che i segnali in questo senso siano positivi, voglio sapere se sono positivi anche per te. Beh, non per caso è stato scelto. Secondo me, non per caso Paolo ed io abbiamo individuato in lui quello che pensavamo che ci potesse dare a questo punto un aiuto, quindi sono contento per quello, però penso che ancora passerà il tempo, si troverà ancora meglio, però già un talento nel gioco, non solo offensivo, ma un talento, lui sa giocare, per un giocatore che è già allenato in ambienti forti come Trento, arrivando anche in finale, quindi un giocatore che sa cosa vuol dire giocare per gli altri traguardi. Quindi continui così, anzi, meglio. Ok? Vi lasciate? Ciao ragazzi.